Non ero mai stato così male, una febbre che per 8-9 giorni non mi andava via, non mi scendeva e poi mi hanno ricoverato in ospedale e dopo qualche giorno l'ossigeno andava meglio, sono riusciti a togliermelo e mi hanno rimandato a casa. Ringrazio tantissimo tutti i dottori e veramente bisogna fargli un monumento quando tutto finirà perché senza di loro sarebbe veramente impossibile. Fate passare l'importanza di stare a casa e seguire le regole, perché veramente in ospedale la situazione è tragica, io che l'ho vista lo posso confermare. Sono stato molto male, una febbre che per 8-9 giorni non mi andava via, non mi scendeva e poi mi hanno ricoverato in ospedale, ho avuto bisogno di ossigeno per qualche giorno, sono risultato positivo al tampone, una polmonite, dopo qualche giorno l'ossigeno andava meglio e quindi sono riusciti a togliermelo e mi hanno rimandato a casa, visto che la cosa principale è la respirazione. Nel momento in cui la respirazione, diciamo, reagisce, vuol dire che sei, tra virgolette, fuori pericolo e puoi farti poi la convalescenza a casa. Matteo, quando è che hai capito che poteva trattarsi di coronavirus? Che sintomi hai avuto e come hai vissuto i momenti drammatici del ricovero? Sinceramente sono stato molto male, non ero mai stato così male, quindi il dubbio mi è venuto e poi dopo ho avuto la conferma quando ero in ospedale dal tampone. E diciamo che i sintomi che manifesta li ho avuti tutti, mal di testa, mal di schiena, difficoltà respiratoria, insomma. Però ecco, la cosa che mi preme fare e che ho fatto anche con il messaggio che ho lanciato è di ringraziare i dottori perché sono fantastici, perché ho visto delle situazioni veramente al limite del possibile, con tantissime persone anziane che venivano in ospedale, tutte con gravi sintomi, dottori veramente che corrono a destra e a sinistra, infermieri e fanno un lavoro eccezionale. Quindi. Dove sei stato ricoverato? Per quanto tempo? Raccontaci un po' com'è andato il ricovero e cosa ti hanno detto di fare adesso che sei a casa per guarire completamente. All'ospedale di Pesaro. Sono stato con febbre alta per 9 giorni e poi sono stato 5 giorni in ospedale e adesso devo stare 2 settimane in isolamento a casa perché ancora ovviamente non sono guarito e poi mi verranno a fare un tampone tra 15 giorni per vedere se il virus se n'è andato e sono negativo. Ringrazio tantissimo tutti i dottori e veramente bisogna fargli un monumento quando tutto finirà perché senza di loro sarebbe veramente impossibile. Matteo, ti ringrazio e ti lascio alle cure della tua famiglia e se vuoi lasciare un messaggio per i cittadini italiani. Fate passare l'importanza di stare a casa e seguire le regole, perché veramente in ospedale la situazione è tragica, io che l'ho vista lo posso confermare.